Ciao! È troppo alto? No, Warner Brothers sai che rompe le balle. Allora fai, fai un beep. Allora, beep. Così. Eccolo, dai. Stiamo ascoltando un disco estratto molto da Metallari, Chicago 17. Esatto, cioè, comunque c'è, dentro c'è gente... C'è Landau, Porcaro... Sì, c'è Porcaro, Landau, c'è gente... Cioè, c'è solo nomi a caso, comunque sì, come sì, genere... West Coast... Esatto, tipo ma... Toto, perché Chicago era fatto per i generi, negli anni 70 erano un po' diversi. Però sto dico qua, gran disco, anche quello prima che c'è Luke Italia, quello prima. Esatto, quindi ancora più Toto. Allora, in occasione dei 40 anni di 1984... Beh, non solo di quello, infatti... Sì, no, ma dico, aspetta... Facciamo, inauguriamo questa miniserie dove dentro parliamo di album che sono usciti 40 anni fa e quindi insomma dato che stiamo in abbiamo passato da pochi giorni, era uscito il 9 gennaio, oggi è il 12 84 appunto il disco di Van Halen e quindi abbiamo deciso, siamo anche in presso poco data del compleanno di Eddie Van Halen che sì, non celebrerà, ma parliamo appunto dei dischi dove andiamo appunto a vedere un attimo un po' la storia sì. Di 1984. E poi tipo nei prossimi episodi possiamo fare la recensione di altri dischi dell'84, esatto. Tipo che ne so, Out of the Cellar, Power Comunque, Slave, eccetera, eccetera. Comprai il singolo di Jump quando uscì ed era a dicembre 83 ancora, quindi qualche giorno prima. Qualche settimana prima appunto di che uscisse il disco completo con House of Pain dentro. Allora io già ascoltavo Van Halen da un paio d'anni, 81 sì, circa, 82-83 sì, dai, 2-3 anni e è stato un po' una, non dico lo shock, ma dico ma cos'è? Queste tastiere molto preponderanti appunto di Jump. E però insomma mi piacque comunque, cioè House of Pain invece comunque genera House of Pain che dall'altra parte invece trovo i Van Halen. Tra l'altro House of Pain era un pezzo che era presente nel loro primo demo prodotto da Gene Simmons ancora e quindi rimasi un attimo un po' fuori stranito però insomma alla fine cioè per me i Van Halen che sono tuttora band di riferimento. E insomma, quindi, il dubbio era come sarà il disco, sarà tutto tastieristico, sarà più quella dalla parte di House of Pain, cioè... Allora, è più dalla parte di House of Pain. Insomma, io all'epoca avevo 10 anni, che caso di problemi. C'era solo Jump e I Wait di tanto tastieristiche. Esatto. I Wait è bellissimo. Avevo 10 anni, anzi, quasi 11. E quindi, il 9... appunto di gennaio esce 1984. Questo qua è la ristampa. Questa è la mia copia. No, la ristampa questa. Ah, no, la copia, sì. È perché ho visto l'adesivo diverso. Ma Dio santo, ma perché parli? Perché dici sì. Allora questo qua è la versione originale che appunto compare all'epoca. Questa è la ristampa. Questa è la ristampa dell'ultimo remaster. Tanto per dire che piacciono. E poi c'è il CD che uscì appena pubblicarono il CD che è quasi la mia appunto e il CD del primo remaster, il vinile è il secondo remaster che comunque il vinile guarda come è molto più azzurro invece questo è molto più vabbè azzurro. Sì un attimo rivisti oppure questo è consumato il vinile dai che qua il CD se guardi il CD invece sì. È più azzurro l'originale e meno azzurro la ristampa sì però magari perché questo si è rovinato cioè si è consumato ma oddio cioè non è che come vari la luce del sole via di tutti i colori. Comunque parliamo del disco. Il disco innanzitutto arriva in un periodo di abbastanza tumulti interni nei Van Halen. E tra l'altro il primo disco registrato al 5150 che Eddie appunto costruì lì un campetto racquetball, ora non mi ricordo come dirlo in italiano. Comunque nel campetto a tennis ha edificato questo studio. Ok, dove poteva sostanzialmente lavorare, allestito lui è Don Landy, che era il tecnico del suono che ha lavorato su tutti i dischi di Van Halen ed era il tecnico del suono che lavorava normalmente di solito con Ted Templeman, che è appunto il produttore del disco. Allora, tu molti perché
Già all'epoca di Fair Warning, no? Iniziò questo contrasto appunto con David Lee Roth, perché insomma la casa discografica puntava a avere dei singoli. Eddie era sostanzialmente un musicista, no? Non era una rockstar, che poi l'ha diventato, però insomma, sostanzialmente un musicista, e voleva fare insomma quella che era la sua idea. E per me Fair Warning è un disco fantastico, che però nel catalogo è quello che ha venduto, nel catalogo di David Lee Roth è quello che ha venduto meno, sebbene ha venduto comunque meno di Dagger Down. Sì, appunto, ora ci arrivo, mi pare sui 2-3 milioni di copie. Comunque cifre oggi che sono fantascientifiche. Vabbè, anche all'epoca. E questo portò Ivan Allen a registrare Dagger Down con parecchie cover, e Eddie dovette sacrificare dei pezzi che aveva scritto per farci stare dentro delle cover. Sì, scusami, no, finisco. Sì, ma se no parli solo tu. No, cioè, no, ma finisco. Però, ad esempio, un pezzo come Dancing in the Streets, era una musica da Eddie, e fatalità, la linea vocale ci stava dentro. Pretty Woman, vabbè, l'unica cover che mi piace veramente è Big Bad Bill, perché è swing, ok? Quella... Sì, ma i pezzi quelli tipo Full Bug, Hang Mike sono più belli. Secrets, sì, assolutamente. O Little Guitars. Quindi la casa discografica puntò appunto per avere un singolo, Ivan Allen uscì con Pretty Woman, il singolo andò da Dio, e quindi spinse la band, a fare un album che appunto fu Dagger Down, che appunto ha duplicato, se non triplicato, le vendite di Fair Warning. Sulla onda di questo successo commerciale, appunto, Dagger Down comunque è un disco ottimo, un tour che li ha portati in giro per tutto il mondo, a parte l'Europa, ok? Sud America e sostanzialmente Stati Uniti, il loro mercato è sempre stato comunque quello statunitense, ha un po' concorrato quello europeo. Beh, anche quello giapponese. È quello giapponese. E appunto il 9 gennaio 84, dopo Jump, appunto, esce il disco. E devo dire che quando l'ho messo su, ho sentito il sud 1984, tastiere, e ho detto, ma cazzo, ma non sono Ivan Allen che conosco. Jump già la conoscevo, quindi... e poi quando parte Panama ho detto, ah, questi sono Ivan Allen che io conosco, insomma, tra virgolette. E quindi Jump, che dire, beh, 1984, beh, è 84, vabbè, un bel intro, un bel suono. Bel suono, sì. Poi Jump è un bel pezzo, secondo me. Alla fine c'è, a livello compositivo. Ah, cioè, è bello il pezzo. Sì, appunto, bello il pezzo, modulazione che va giù di un tono, fantastico. Panama, bella. Bellissima, c'è un pezzo che comunque è rimasto un classico. Poi arriviamo a Top Jimmy, bella, tra l'altro. C'è la chitarra, quella con... Esatto, la Replay Guitar, che poi fu usata nel pezzo Replay, che venne fuori come score in qualche film, appunto dove Eddie curava lo scoring del film, e poi è stata ripresa come Blood and Fire nell'ultimo disco, in studio. E c'è questa chitarra particolare che c'è una corda pampottata a destra, una a sinistra, e una a sinistra. Si pampottata, una che risente a destra, una che esatto, a sinistra. Quindi si sente questo effetto stereo. Tra l'altro, pezzo bello, figo, un bel. E poi c'è Drop Dead Legs, che per me è il capolavoro del disco. Cioè, un pezzo fantastico di Bono. Cioè, dove Eddie, cioè, tra l'altro, la parte finale. Non doveva esserci, il pezzo deve andare in fade. Hanno deciso in studio di aggiungere quella parte lì dove Eddie appunto ha fatto un solo molto aspettato, ispirato a Alan Wadsworth. Insomma, poi vabbè, c'è Hot for Teacher, che vabbè. Hot for Teacher, ecco, tra l'altro Hot for Teacher si sente bene la batteria dell'intro, ma parliamo del discorso della batteria. Sì, perché esatto, vai. C'è la cassa che non è vera sul disco. Esatto. Cioè, però i suoni erano abbastanza. Però sì, vabbè, era una produzione. Dico, insomma, non era una produzione, sì, del disco di Trickster, era una produzione, sì, molto costosa. Quindi allora, l'hanno fatta sembrare. Allora, vera. Infatti, sia per quanto riguarda 1984 e 5150, le batterie sono elettroniche. Però no, cioè, qualcosa, no, rullante no. Rullante no, ovviamente. Neanche i piatti. Perché elettroniche? Perché all'epoca lo studio era più piccolo. E non poteva starci un... Cavolo, rompe le balle. Pausa.
Ecco. Ecco, appunto dicevamo, la batteria è elettronica per motivi di spazio. Nel 5150 dell'epoca, che poi fu ampliato. Per forza storia, se no facevano anche o 812 e Forlo full caracol. No, adesso o 812 c'è già la batteria vera. Sì, però dico se non l'avessero ampliato. Esatto, e quindi insomma, sebbene i suoni sono elettronici, però insomma, no, i sono abbastanza veritieri. A parte la cassa, insomma, si sente un po' che... A differenza però di 5150 dei Tom, si sente proprio Tom classico sono... Simmons. Ma sono, a me piacciono. Beh, insomma, è un po' datato, però. Però dicevo, i Tom sono credibili. Esatto, quindi Hot for Teacher, il pezzo tra l'altro strafigo. Famoso. E quindi poi abbiamo I'll Wait. Forse uno dei pezzi preferiti. Alla fine ho detto, cioè, sono due pezzi con le tastiere, alla fine il disco bello. È classico, proprio sound, Van Halen. Poi c'è Girls Gone Bad. Girls Gone Bad, che tra l'altro veniva già riproposta dal vivo nel tour di Diver Down come pezzo strumentale. Se andate a vedere su YouTube, dove c'è la Az Festival, che non è US Festival, come viene detto, ma era Az Festival, che poi corrispondeva a essere anche US, però viene suonata in parte strumentale, comunque una sorta di jam tra Eddie e Alex, che poi appunto sfocia in Girls Gone Bad. E pezzo veramente strafigo. E poi il disco finisce con House of Pain. House of Pain, appunto, che già conoscevo, perché era uscita sul 45 giri. Per me i pezzi più belli sono gli ultimi tre, I'll Wait, Girls Gone Bad, House of Pain. Sono quelli che mi piacciono di più. Ma io invece metterei, guarda... E anche Drop Dead Legs, però gli ultimi tre sono quelli che mi piacciono metto di più. Metto Drop Dead Legs... Girls Gone Bad, Hot for Teacher... Panama... Se dovessi fare il podio... Jump... E I'll Wait... No, per me il podio è House of Pain, I'll Wait e Girls Gone Bad, tra i miei pezzi. Ok, quindi disco appunto prodotto da Ted Templeman, all'epoca la tensione portò, c'erano dei, tra Eddie e il produttore che era più dalla parte di Roth, era che tra l'altro fu quello che contrastò più la scelta di mettere tastiere in un album. Tra l'altro, ricordiamo che il riff di Jump, quello particolare, mi pare che Eddie lo compose nell'81 o nell'82. C'è un'intervista telefonica che si trova sempre su YouTube, fatta con Jas Albrecht, che era giornalista della rivista Guitar Player, che Eddie alla cornetta gli fa sentire questo pezzo qua, che praticamente è un pseudo Jump. Sì, no, c'era già il main riff, diciamo, però cambiava un attimino, cioè, però insomma... Era culo il pezzo. Era figo, insomma, sicuramente la produzione di Ted Templeman ha fatto il modo di renderlo credibile, no? E come pezzo, che appunto andò al numero uno, scalzando via, non mi ricordo se Michael Jackson o Prince o chi cavolo c'era all'epoca in classifica. Disco, tra l'altro, uno dei due dischi di Van Halen, che appunto... prese il disco di diamante, cioè superando i 10 milioni di copie. Il disco di diamante esisteva? Esiste il disco di diamante. Ah sì? Credo il massimo fosse platino. No, diamante. Per appunto i Van Halen ce l'hanno su due dischi, sul disco d'esordio. E questo. E appunto su 1984, quindi più di 20 milioni di copie solo con due dischi. Quando all'epoca Sammy Hagar diceva che hanno venduto di più, sono strozzate. Cioè solo Van Halen 1 e 1984 ha fatto più milioni di copie rispetto alla discografia intera con Sammy Hagar. Ma Sammy Hagar è un fregnacciaro. Sì, dice un po' di... A me piace come canta, ma dice le fregnacce. Dice un po' di stronzate ultimamente. Ma sebbene anch'io adoro Sammy Hagar. Liar! Esatto. E cos'altro c'è da dire su 1984? Inizia il tour, che appunto parte in America, e finalmente arrivano in Europa. E dove suonano comunque al Monsters of Rock come penultima band di spalle agli AC/DC. Io all'epoca chiesi, ti prego mamma, portami a vedere i Van Halen. Va bene. Quando scoprì che erano in Germania, a Karlsruhe, mi ricordo ancora, dove ci andò il nostro amico Robby Priori, o andò a Donington, non mi ricordo, e purtroppo non vidi mai
la formazione classica di Van Halen, cioè, ovvero quella che mi piace di più, insomma. E, cos'altro dire? Il disco, comunque, anche in epoca semi-hager, era il disco dal quale venivano estratte comunque dei pezzi che sostanzialmente erano Panama e Jump, non a parte di parte, prima parte o seconda parte del tour di 5150, segata nel tour di OU812 e ripresa. Poi, vabbè, guarda che penso che tanta gente non sa vederli per quella canzone lì. No, in America non gli ha fatto un cazzo. Sì, ma tanta gente, insomma, tipo la gente che normale conosceva Jump, non è che conosceva House of Pain o Dreams, capito? Certo. Beh, comunque, questo appunto è... No, devi aggiungere qualcosa? No, no, beh, comunque è bello il fatto che sia il primo disco di tastiera, che è di cara il chitarrino dell'epoca, ha deciso di andare alle tastiere. Però, insomma, è una scelta particolare. Tra l'altro, comunque, le tastiere esistono già prima, perché And the Cradle Will Rock. Sì, lo so, ma non erano. No. Poi, su cosa? Su Fair Warning. Vabbè, ah, sì, cosa? Sunday Afternoon in the Park, One Foot Out of the Door, e tastiere. E poi un altro pezzo, mi ricordo, che sono più basse, comunque sono presenti. Cioè, comunque, erano già state usate, non in forma così, diciamo, in primo piano. Comunque su quei pezzi lì in primo piano c'è sempre la chitarra, qua la chitarra passa in secondo piano per la tastiera, tipo su I'll Wait e Jump è diverso. Esatto. Cioè su I'll Wait non c'è neanche la chitarra. Sì, sì, no, beh, c'è il solo, vabbè. Vabbè, ma non c'è la chitarra. No, no, non c'è. Da vivo neanche la suonava, cioè la suonava le tastiere basse. Erano due tastiere. Michael Anthony e Eddie. Anche Jump nel tour di 1984 erano due tastiere. Michael Anthony da una parte si staccava per fare il rotto. No, solo lo faceva la tastiera? Poi ha iniziato a metterlo in sequenza, eccetera. No, non era il tastierista dei Night Ranger. No, quello andò dopo, nel tour di OU812 o il tour a 5150. No, anche For All Full Karmic Knowledge c'era già il tastierista dei Night Ranger. Sì, appunto, andò dal tour di OU812. Cioè, quindi, a disco che secondo me... dovrebbe essere presente in tutte le discografie di chi ascolta hard rock e heavy metal, e anche se insomma... No, non sono abbastanza metal. Il mio disco preferito di Van Halen, alla fine è il primo, sì, si è un po' rovinato, è il primo, anche se ascolto più il secondo. Per me Van Halen 2 è quello che ascolto sempre più volentieri. E poi appunto 1984 mi piace, però insomma per me è... lo metterei al terzo posto. Van Halen 1, Van Halen 2, 1984, Fair Warning, Diver Down. No, Fair Warning, Woman and Children First e Diver Down. Però Fair Warning e Woman and Children First, insomma, a volte scappa. Io preferisco Woman and Children First. Comunque, detto ciò, fateci sapere se eravate all'epoca, come avete vissuto voi, l'uscita del food del 1984, ultimo disco dei... Van Halen veri. Classici, no? Dopo David Lee Roth abbandonò per varie vicissitudini sulle quali ormai è stato scritto tutto, quindi non ha senso parlarne. Quindi diteci il vostro parere su 1984. Iscrivetevi al canale, lasciate il mi piace, mettete la campanella. Esatto. No, non stay metal, andiamo in Chicago, stay AOR, no, stay metal.